Sono le 8:28, le telecamere di sorveglianza riprendono un giovane, jeans, felpa bianca con un cappuccio sulla testa, un cappello con visiera, occhiali da sole, zainetto sulle spalle. Il giovane arriva dove abita, insieme ad altri connazionali, il direttore del grande centro commerciale gestito da cinesi in via delle Calabria, ai confini fra Salerno e Pontecagnano. Sta per salire nella palazzina, ma viene visto da due ragazzi che scendono per andare al lavoro. Va via, ma torna dopo pochi minuti e trova un giovane 23enne che stava per portare l'incasso della settimana precedente in banca, 40.000 euro. A quel punto estrae un coltello e chiede al ragazzo di dargli i soldi. Il giovane cinese viene colpito con un pugno al volto ed un fendente non profondo alla mano. A quel punto il rapinatore lancia la lama con cui aveva ferito il ragazzo sotto un gazebo dove nasconde anche l'ombrello che aveva e si allontana a piedi per via delle Calabrie. I primi ad intervenire sono i carabinieri con la radiomobile, poi arrivano gli altri militari del comando provinciale e della stazione di Pontecagnano. Insieme a loro gli uomini della scientifica. Al momento del rapinatore solitario, nessuna traccia.